Ingegner Marcozzi, che cosa è accaduto al liceo classico? Ma dai documenti reperibili sui siti o da altre fonti risulta che c'è stata una richiesta da parte della procura al provveditore delle opere pubbliche regionale, che poi hanno demandato al nazionale, quindi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di indagare, rilevare i materiali affinché si facesse luce sul problema di sicurezza del Delfico e, in conclusione del quesito, facci sapere se l'indice rispetta l'indice di normativa. Allora, il Consiglio Superiore Pubblici Teramano si rivolge a Roma perché non ha le risorse e, a richiesta della procura, ti chiedo il pane e mi riporti lo zucchero. Perché è successo questo, in sostanza? Cioè, io ti chiedo di indagare, di verificare. È un atto meritorio, perché di fatto tutti avremmo capito qual era la situazione reale del Delfico, ma di fatto questo non è successo. L'altra parte del quesito, dove chiedevano se l'indice di sicurezza rispettasse la normativa, la risposta è insita nella domanda, perché sul Delfico interventi di miglioramento non sono stati fatti, quindi quell'indice afferisce solo a un miglioramento della struttura. Gli unici interventi fatti sul Delfico afferiscono alla facciata prospiciente Piazza Dante, fatti appena dopo il sisma, progettati dallo stesso progettista che oggi si trova in mezzo a questo bailam totale, e realizzati da ditte teramani specializzate sul tipo di intervento. Quindi era un intervento di intervento locale, nessun tipo di miglioramento. Detto questo, è stato nell'arco di 20 giorni il Comitato, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di Roma, fatto da soggetti, da professori universitari, hanno emesso una serie di indicatori. Se leggete la perizia, il verbale, il verbo sembrerebbe ricorre in tante situazioni. Adesso andiamo a analizzare i diversi aspetti critici che loro hanno evidenziato. Premesso, la procura in realtà in questa situazione secondo me non ha responsabilità, perché hanno fatto una richiesta, hanno avuto una risposta, il quesito alla risposta finale è un po' crea dei problemi e hanno agito secondo norma. Il problema è del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Analizziamo i diversi aspetti. A un certo punto sembrerebbe che le dimensioni delle murature non siano corrette, non sono corrette. Orbene, nella relazione fatta dal tecnico risulta che è stato fatto un rilievo laser scanner con documentazione delle foto. Ne consegue che le dimensioni delle murature sono reali, ma qualora tu, Consiglio, avessi dei dubbi, chiedi informazioni alla provincia, fatti consegnare quella documentazione e ti chiarisci il dubbio. Andiamo avanti su altri aspetti. C'è un aspetto molto delicato. A un certo punto contestano il fatto che le strutture murarie non sono ammorsate. È un problema serio. È un problema serio, perché è lì dove si innescono i primi meccanismi di rottura, tant'è che l'intervento sulla facciata antistante ha eliminato questo problema di ribaltamento verso la piazza. È un problema serio. Allora, se anche lì sembrerebbe che hai qualche dubbio, chiedi alla provincia, per cortesia, mi vai a aprire qualche muratura e vedere se sono ammorsati. Ma giustamente il tecnico incaricato, non essendoci distacchi, perché quando c'è un evento sismico la prima manifestazione che si verifica su una struttura in muratura è il distacco delle pareti. Non è successo, non è mai successo, una struttura che ci sta da 90 anni non ha questo tipo di problema. Basterebbe chiedere oltretutto a chi ancora oggi conosce la storia dello scientifico che è presente all'interno del Delfico. Quindi anche lì chiedi alla provincia, mi vai a indagare per cortesia se ci sono questi distacchi? Se sì, il problema è serio, oltretutto va contestato anche la modellazione matematica che porta a quel tipo di risultati. Quindi il problema è abbastanza importante, ma non ci sono distacchi perché non risultano. Andiamo avanti, contestano il fatto che i solai avessero dei problemi. Allora, lì non ci sono problemi sui solai. Oltretutto, come avete documentato anche voi in quel bel articolo dove c'è stata un'intervista in remoto al progettista, all'architetto Pilotti, molto bella, complimenti, non ci sono questi tipi di problemi. I carichi previsti all'epoca sono maggiori di quelli di oggi. Oltretutto, nei solai, adesso la data precisa non ricordo, sono state fatte delle prove di collaudo, ma anche lì il sembrerebbe, caro provveditorato, se c'hai dei dubbi chiedi alla provincia, per cortesia mi vai a controllare qualche solaio. E il dubbio veniva, se c'è un problema su qualche solaio intercedi uno spazio dell'istituto del Delfico, non chiudi il Delfico.
andiamo avanti, contestano il fatto che le prove sui materiali non sono soddisfacenti, perché il problema è di natura statica, ecco perché la procura ha sequestrato l'immobile. Non è tanto sull'indice di vulnerabilità 0,46, perché voglio ricordare che quell'indice 20 anni fa è nato semplicemente per programmare gli interventi, tant'è che diverse sentenze della Corte di Cassazione non lo indicano come elemento per chiudere una scuola, è un indice per dire entro quanto tempo devi intervenire. Chiarito questo discorso, quindi l'hanno chiuso giustamente per quello che gli hanno detto al provveditorato, che c'erano dei rischi sulla parte statica. Allora, quei parametri meccanici messi in campo dai colleghi, noi come ingegneri non lavoriamo su numeri asettici, lavoriamo all'interno di un campo di probabilità che un qualcosa possa avvenire, che quella resistenza sia corretta. Se avessero preso a riferimento quei valori ottenuti da prove che non erano neanche necessarie, il delfico sarebbe per terra, quindi non erano compatibili. Che cosa hanno fatto? Hanno mediato questi valori per riportarli all'interno di valori ingegneristicamente accettabili. Gliel'hanno contestato, ma anche lì, caro provveditorato, c'hai dei dubbi? Chiedi alla provincia. E torno al quesito al monte chiesto dalla procura, che chiedeva a loro: vammi a prendere il pane e non mi riportare l'insalata. Gli hanno riportato l'insalata. Fai queste prove, perché saremmo stati tutti più tranquilli. Perché non le hanno fatte? C'è stata superficialità? Ma tanta superficialità, hanno creato questo disagio su una struttura che non ha nessun tipo di rischio, nessun tipo di problema. Mettendo in ginocchio una città. Quindi il problema per noi non è la procura, perché il procuratore ha fatto quello, perché se andate a leggere la frase finale di sintesi della relazione, dice: l'ente proprietario, viste le criticità, deve provvedere a interdire l'immobile. L'intero immobile, una parte dell'immobile, che cosa devo interdire? Sulla scorta di questa, una lettura asettica della norma, la procura, secondo me, fanno i magistrati, ma fanno quel lavoro, chiudono una scuola. Il problema per noi è il Consiglio Superiore, è lì che bisogna attaccare, andarci pesantemente. Con relazioni fatte, so che la provincia hanno incaricato dei docenti, un gruppo di persone esperte del settore, devono attaccare quel tipo di relazione, perché non sta in piedi, o quantomeno il sembrerebbe deve diventare, non dico una certezza, ma quantomeno documentati da atti oggettivi che loro avrebbero dovuto fare, vista la richiesta della procura, e non l'hanno fatto. Chi pagherà questo disagio per studenti, docenti, per la città appunto? Ma secondo me deve pagare lo Stato, perché in uno Stato collaborativo, dove c'è una struttura a monte che governa questo processo di sicurezza delle strutture, deve essere collaborativo, non può lavorare in maniera indipendente, senza accertarsi, senza un sopralluogo, senza una verifica puntuale di quello che c'è. E lo Stato deve pagare questo disagio. Non, secondo non può lei essere quando... in capo a questa comunità, a questa collettività, il disagio che tutti stiamo pagando per una situazione paradossale. Ma che dice? Rivedremo prima o poi questo edificio riaperto alle scuole? Ma io mi auguro che la ricorso a Cassazione venga accolto, perché secondo me ci sono tutti i presupposti per essere accolto, perché ci sono un Consiglio Superiore non si può esprimere, sembrerebbe, accertati, non hai la sicurezza, l'ingegneria non è sicura, non esiste, esiste una probabilità che qualcosa accada, accertati che quello è un fatto dubitativo, diventi una certezza, allora ci andiamo pesantemente, ma saremmo stati tutti più tranquilli. Perché un organismo a monte, che è la massima espressione per la sicurezza, ti dà una certa certezza su un qualcosa che sta per accadere o dovrebbe accadere.